Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. La torta di oggi sarà una delle torte più golose che abbiate mai provato. Eh sì, perché l'ingrediente principale del dolce di oggi è la Nutella. E la Nutella piace indistintamente a tutti, a grandi e piccini. Il problema però spesso si pone quando andiamo a preparare una crostata alla Nutella. Per esempio, la cuocio o non la cuocio? Beh, posso anche non cuocerla, magari fare una crostata e spalmarci sopra la Nutella, ma poi avrò problemi nel tagliarla. Oppure se andrò a cuocerla, avrò problemi che magari mi diventa un po' secca, mi si asciuga e quindi sì, avrà il sapore della Nutella, ma non avrà la cremosità di questo ingrediente che è conosciuto da tutti. Oggi quindi niente ricetta, sì, ok, prepareremo la base per la nostra crostata, ma una frolla semplicissima. Più che altro vi voglio far vedere un piccolo trucchetto super super semplice per appunto andare a cuocere una crostata con la Nutella senza fare in modo che la Nutella si asciughi ma rimanga bella cremosa. Andiamo a vedere come si fa. La prima cosa che faremo sarà impastare la pasta frolla che utilizzeremo come base. Quindi in una ciotola, potete farlo tranquillamente a mano, inseriamo il burro morbido insieme allo zucchero semolato e un pizzico di sale. Con una forchetta impastiamo questi ingredienti fino a renderli omogenei. Aggiungiamo quindi le uova e continuiamo a mescolare. In ultimo aggiungiamo la farina. Proseguiamo con la forchetta ad impastare fino a che riusciamo. Dopodiché trasferiamo tutto sul piano da lavoro e impastiamo con le mani fino ad ottenere una frolla compatta e omogenea. Ci resta che impellicolarla e farla raffreddare in frigorifero per almeno una mezz'oretta. Passato il tempo necessario di riposo, impastiamo la frolla per renderla di nuovo elastica. La stendiamo su un foglio di carta da forno infarinato. Con l'aiuto di un mattarello raggiungiamo lo spessore di circa 6 mm. Cominciamo a foderare la nostra tortiera. Eliminiamo la frolla in eccesso dei bordi e con una rotella tagliapasta li tagliamo circa a metà altezza. La frolla avanzata ci servirà dopo sopra per fare le strisce. Una boule pesiamo la nostra Nutella, che scaldiamo leggermente al microonde per renderla bella fluida. Facciamo quindi la nostra torta con tutta la Nutella che abbiamo pesato. Procediamo a stendere, sempre su un foglio di carta da forno infarinato, la frolla che abbiamo avanzato per completare la nostra torta. Quindi facciamo le classiche strisce da crostata. Prima di cuocere la nostra torta, la copriamo con un foglio di carta di alluminio. Questo appunto ci aiuterà a fare in modo che la Nutella all'interno della torta rimanga cremosa. Cuociamo
cuociamo la torta per circa 20-25 minuti a 175 gradi, dopodiché togliamo il foglio di alluminio e proseguiamo la cottura per altri 10 minuti, fino a quando non sarà perfettamente dorata. Una volta raffreddata, sformiamo la nostra torta e decoriamola come meglio preferiamo. Avremo ottenuto una crostata alla Nutella cotta, morbida e cremosa. Ed ecco qua la mia crostata con la Nutella, cotta, cremosa e deliziosa. Una torta perfetta per la festa di compleanno di vostro nipote, vostro figlio, semplicissima, una merenda perfetta, golosa, e andrete sicuramente sul sicuro. Come al solito qui sotto in descrizione troverete la ricetta della base, una frolla classica che poi ovviamente tutte, come tutte le ricette, possono essere migliorate. Che ne dite magari di poter utilizzare una frolla alle nocciole, oppure dare una nota croccante alla torta magari mettendo delle nocciole tostate o caramellate a decoro? Tutte le torte possono essere migliorate o arricchite. Anche questa, una semplicissima crostata alla Nutella. Comunque io qui sotto vi lascio tutto quello che serve per prepararla a casa anche voi. Di queste dimensioni, quindi dimensione della padella, quantità della frolla e quantità della Nutella che ho utilizzato. E se dovesse esservi piaciuto il video, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!